Prego, Presidente Meloni. La ringrazio, Presidente. Dunque, Presidente, io penso che sia una grande occasione quella che oggi, grazie a questa proposta di legge costituzionale, Fratelli d'Italia offre a questo Parlamento. Il tema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, più genericamente il tema del presidenzialismo, è sicuramente, rappresenta una battaglia storica della destra italiana, rappresenta una battaglia storica del centrodestra, che oggi, col voto di oggi, dimostrerà che, al di là delle incomprensioni o delle difficoltà sulle grandi questioni di merito, alla fine si ritrova sempre compatto. Ma è anche molto di più. È un dibattito che ha attraversato tutta la storia repubblicana, fin dai lavori dell'Assemblea Costituente. È un dibattito, è un tema che ha avuto tra i suoi sostenitori alcune delle più autorevoli personalità politiche, giuridiche, costituzionali. Cito Calamandrei piuttosto che Salvemini, La Pira, Saragat. E io penso che arrivi in quest'Aula in un momento nel quale può letteralmente cambiare le sorti di questa nazione. Perché il presidenzialismo non è un, diciamo così, formalismo istituzionale. Il presidenzialismo è la madre di tutte le riforme per chi pensa, al di là dei proclami, davvero che la sovranità appartenga al popolo, così come stabilisce l'articolo 1 della nostra Costituzione. È la madre di tutte le riforme per chi davvero voglia una politica capace di decidere e una politica che si assume la responsabilità delle decisioni che prende. Ed è la madre di tutte le riforme per chi effettivamente voglia mettere la Repubblica Italiana in condizione di affrontare al meglio l'epoca, diciamo così, drammatica, complessa, che noi affrontiamo. Io penso, colleghi, che chiunque ami davvero questa nazione non possa non fare in coscienza una valutazione approfondita sulla questione che noi portiamo oggi. Perché guardatevi intorno, ma qualcuno può davvero in coscienza sostenere in quest'Aula che la nostra attuale Repubblica parlamentare goda di buona salute? Qualcuno può davvero ritenere in coscienza che il nostro attuale sistema sia quello migliore per fronteggiare l'attuale contesto? Beh, io penso di no, perché vedete, se il nostro sistema godesse di buona salute, noi non assisteremmo alle continue forzature di cui è vittima e che a più parti sono state denunciate in quest'Aula a varie riprese: il ricorso sistematico al voto di fiducia, provvedimenti che ormai vengono discussi davvero solamente in uno dei due rami del Parlamento. Un Parlamento che ha di fatto perso la sua funzione legislativa, perché diciamoci la verità, anche qui mi pare che siamo tutti ormai consci del fatto che da qualche tempo le leggi in questa nazione non le fa il Parlamento, così come sarebbe previsto da una Repubblica parlamentare, le fa il Governo. Le fa il Governo, che chiede poi al Parlamento di ratificarle, spesso senza un dibattito reale, spesso sotto la minaccia del voto di fiducia, spesso con discussioni che rappresentano un pro forma. Ma non è stato così per il PNRR,
Ma noi non abbiamo stabilito come sarebbero stati spesi 250 miliardi di euro indebitando i nostri figli con un documento che in questo Parlamento era stato consegnato 20 minuti prima dell'inizio della discussione. Non abbiamo approvato così le ultime leggi di bilancio. Anche qui, ma lo dico in solidarietà, diciamo così, da parlamentare con la maggioranza, non è stato così per l'ultima legge di bilancio che è stata volutamente presentata dal governo all'Aula fuori tempo massimo perché non ci fossero i tempi per il Parlamento di discuterla davvero. È la realtà di quello che noi stiamo affrontando, cioè noi siamo effettivamente in un sistema che somiglia al presidenzialismo, dove è prevalentemente il governo che decide. E però vedete, se noi siamo di fatto in un sistema presidenziale e non abbiamo le regole del presidenzialismo, il rischio di una deriva, diciamo così, autoritaria ce lo abbiamo, perché intanto la prima regola del presidenzialismo è che il presidente lo scelgono gli italiani, se lo votano non gli viene calato dall'alto come sta accadendo. E forse in fondo questa, no, è la vera posta in gioco del dibattito di oggi, sul quale, diciamo, si parrà la nobiltà di ciascuno di noi. Cioè la vera posta in gioco, dal mio punto di vista, è stabilire chi debba davvero detenere la sovranità in Italia. Se la debba detenere il popolo, come tutti pure diciamo, o se invece la debba detenere il palazzo, con i suoi intrighi e i suoi sotterfugi. Io penso che con il voto di oggi gli italiani sapranno soprattutto questo, no? Chi in quest'aula lavora per dar loro una democrazia moderna e chi in quest'aula lavora soprattutto per impedire ai cittadini di scegliere e di contare. E per questo voglio farvi un appello. Vedete, colleghi, noi abbiamo presentato una proposta di legge che prevede un sistema semipresidenziale alla francese. Cioè un Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale che presiede il Consiglio dei Ministri, che dirige la politica generale del governo, diciamo così, coordinando l'attività dei ministri insieme al Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma voglio dire a chiare lettere che siamo totalmente disponibili a discutere altre forme. Cioè non ci impicchiamo alla proposta che Fratelli d'Italia ha scelto di depositare. Perché lo dico? Perché io voglio togliere qualsiasi alibi rispetto al tentativo di impedire questo dibattito. Di tutto si può discutere. Si può discutere di presidenzialismo puro, si può discutere dell'elezione diretta del capo dello Stato e separatamente del capo del governo, si può fare un dibattito sui pesi e sui contrappesi. Siamo disposti a parlare con chiunque in buona fede voglia entrare nel merito anche su proposte diverse dalla nostra, perché l'unico obiettivo che ha Fratelli d'Italia è varare una riforma costituzionale che dia forza e capacità decisionale a chi guida l'Italia, che metta nelle mani dei cittadini la decisione su chi debba guidare la nazione, una riforma che garantisca stabilità a questa nazione, perché l'instabilità dei nostri governi è un macigno. È un macigno sulla capacità strategica della politica, è un macigno sulle nostre scelte di politica economica, sempre incentrate sulla spesa corrente distribuita a pioggia a fini elettorali. È un macigno sulla capacità della politica di dominare le grandi concentrazioni economiche e finanziarie piuttosto che subirla, come diciamoci la verità, è accaduto molto spesso. È un macigno sulla credibilità internazionale dell'Italia. Negli ultimi 20 anni la Francia ha avuto 4 capi di governo, l'Italia 11 presidenti del Consiglio. Quale credibilità può avere uno Stato del genere?
quale capacità può avere di difendere i suoi interessi, interessi nazionali a livello internazionale? Quale credibilità può avere una politica nella quale in poco più di 3 anni si passa da un governo giallo-verde a un governo giallo-rosso a un governo arcobaleno guidato da Mario Draghi, che nessuno ha mai neanche lontanamente indicato a capo di un governo? Nessuna. E noi questo lo stiamo pagando. Lo stiamo pagando perché questa nazione non ha credibilità e perché alla fine anche per questo finisce per non avere totalmente la sua sovranità. Le nostre istituzioni sono continuamente alla mercé delle ingerenze delle consorterie straniere, con le conseguenze inevitabili anche in tema di difesa degli interessi nazionali, di ricchezza, di posti di lavoro, di approvvigionamento energetico, perfino di sicurezza che questo comporta. Non potete fare finta che non sia così. Ora la domanda è: davvero tutto questo non vi interessa solo perché avete paura che i cittadini possano scegliere e che scegliendo non scelgano voi? Perché se invece vi interessa, la disponibilità di Fratelli d'Italia in questo breve intervento noi la garantiamo. Però se invece noi siamo qui oggi solo per votare gli emendamenti soppressivi a questa proposta, per impedire di entrare nel merito di questa discussione, allora gli italiani sapranno che siete pronti a sacrificare il destino di questa nazione sull'altare del vostro personale destino, sull'altare dell'interesse di partito. E io non credo che questa nazione lo meriti. Discutiamo, entrate nel merito. Parliamo del tema, non impedite questa discussione. Non impedite questa discussione perché vi assumete la responsabilità di tenere le istituzioni italiane esattamente nella condizione difficile che tutti denunciate a fasi alterne. Non impedite la discussione su un'elezione diretta del Capo dello Stato, sulla quale anche durante l'ultima elezione del Presidente della Repubblica abbiamo sentito più o meno tutti riempirsi la bocca. Allora cerchiamo una volta di essere coerenti. Se è vero come è vero che se il Presidente della Repubblica fosse stato eletto dai cittadini sarebbe stato eletto in una giornata senza vedere quello che cui abbiamo assistito nelle manfrine parlamentari, apriamo questa discussione. Che cos'è che temete? Che cos'è che temete? Allora il punto è questo. Il punto che io voglio porre, e lo voglio porre ai partiti di maggioranza, non è quale sia il modello migliore di sistema istituzionale o di presidenzialismo. Il tema che io pongo nel dibattito di oggi è se qualcuno davvero in coscienza può votare contro qualsiasi modifica rispetto a un sistema che oggi non garantisce sovranità, non garantisce libertà, non garantisce la possibilità dei cittadini di contare, non garantisce una politica capace di decidere, non garantisce una democrazia moderna, una democrazia capace di rappresentare con dignità questa nazione. Allora io chiedo alla maggioranza di non votare gli emendamenti soppressivi a questa proposta e di parlare di come garantire a questa nazione un futuro disegnato nell'interesse di questa nazione e non nell'interesse dei partiti che siedono in questo Parlamento. Ma sia chiaro, Presidente, che comunque andrà il voto di oggi, se anche la proposta di Fratelli d'Italia non dovesse andare avanti, quello di dare a questa nazione una democrazia moderna, una democrazia capace di decidere, una democrazia che sappia rappresentare i bisogni dei cittadini, è una promessa che Fratelli d'Italia fa agli italiani, e chiederemo un voto alle prossime elezioni politiche anche su questo. Grazie. La ringrazio, onorevole.